Benvenuti gente che sbava, questa è Sbava Essenza, io sono Luigi. Oggi andremo a parlare di una single battery circuitata, andremo a parlare della Sinus V80 di Vismec. Adesso la andiamo a vedere nel particolare e poi trarremo le conclusioni e ci faremo pure una bella sbavata. A dopo. Eccola qua la nostra Sinus V80 da Vismec, si presenta in questa confezione con la fotografia della nostra box, di fianco c'è l'avatar control, vedete inside, praticamente di fianco qui le scritte Vismec e questa è la parte esterna praticamente con tutti i canali social di Vismec, con dietro tutte le specifiche della nostra box. Con l'esortazione a non tenerla a portata di bambino, vedete una Sinus, il manuale dell'utente, un cavo USB e una carta di garanzia, diciamo così, il controllo per l'autenticità del nostro prodotto, il seriale e tutti gli avvertimenti e i vari indirizzi di Vismec. Andiamo ad aprire la confezione che ha un involucro esterno, all'interno la confezione è nera ma sostanzialmente non c'è niente, e andiamo ad aprire la nostra box. Eccola qui la Vismec, la mettiamo un attimo da parte, vediamo prima che c'è dentro. Praticamente c'è questo che serve per avvertimento per gli shock praticamente di elettrici. E all'interno troviamo il cavo USB per la ricarica, che io consiglio sempre di non usare ma di usare un caricabatterie esterno, e poi il manuale dell'utente con tutte le spiegazioni. Mettiamo da parte questo e prendiamo quello che effettivamente ci interessa, quindi la nostra box. La box si presenta in questo modo. Si presenta, a parte la colorazione che è bellissima questa qua, la trovate anche in altre colorazioni, ed è praticamente trasparente, quindi all'interno si vede tutto il circuito, tutto il, il circuito per farla funzionare, e i soliti tre tasti, quindi del più e del meno, questo è il tasto Fire, questo è lo schermo dove ci si andranno a mettere tutte le nostre informazioni, la presa USB per la carica, parte inferiore, sportellino con le prese dell'aria manufactured by Vismec e i vari marchi, la Vismec scritta anche di lato con Sinus V80 su quest'altro lato. Andiamo ad aprire lo sportellino, alloggio per una 18650, ecco qua, con il numero seriale della nostra box e l'interno della box che è semplicemente fatto di plastica, niente di che. Per richiuderla andiamo a fare questo movimento, vedete, e adesso andiamo a mettere la nostra, ecco qua, vedete, io non lo trovavo, invece c'è il meno va sopra, il più va sotto, infatti è segnato, non si vede tantissimo ma è segnato in rosso il più. Andiamo ad inserire la nostra batteria, richiudiamo, soliti 5 clic per accendere, 1 2 3 4 5, eccola qui, adesso è pure bloccata, semplicemente ecco qua, con tutte e due ve lo ho fatto vedere prima, praticamente con i due tasti premuti come al solito sblocchiamo o blocchiamo l'avanzata dei nostri watt. Andiamo a vedere quanto arriva, 80 watt, il minimo dei watt
un watt. Non lo so cosa ci fumeremmo con un watt. Comunque, parte da un watt il range d'azione della nostra box. Qui viene indicata il livello di batteria. Come al solito viene indicato gli ohm, che al momento non ci sono perché non è presente il nostro atomizzatore, i watt e gli ampere di scarica. Andiamo a vedere il menu con i soliti tre clic. Ecco qui, wattaggio, bypass, temperatura. Ovviamente ha il controllo della temperatura per il nickel, il titanio e l'acciaio, con le varie memorie, tutto già visto, tutto già studiato in precedenza in una batteria che comunque è molto molto leggera. Adesso, senza andare molto a perderci in chiacchiere, l'andiamo subito a provare, anche perché per quanto riguarda la box in sé per sé è una rivisitazione, secondo me, della più datata presa TC, che arrivava a 75 watt. L'hanno fatta semplicemente dopo l'aggiornamento, l'hanno fatta a 80 watt. Questa la fanno partire già da 80 watt, ma come funzionamento è praticamente identico, quindi come tecnologia è quella. Adesso l'andiamo a provare con la nostra svapata finale. Ed eccoci qua per le conclusioni e per dirvi che cosa ne penso io di questa box da 80 watt. Semplicissima da usare, il sistema è il solito, è un'evoluzione fondamentalmente della presa TC di qualche tempo fa, l'hanno ripresa. Dopo l'aggiornamento, ovviamente, l'hanno ripresa, quindi l'hanno portata a 80 watt, l'hanno fatta molto più leggera. Infatti è tutta PVC plastica, è molto più fashion con queste colorazioni. Alla fine è una box che per quello che ci serve va più che bene. Andiamola a provare con il Berserker, che ho rivalutato dopo un po' di tempo. Dopo un po' di tempo l'ho rivalutato perché l'avevo abbandonato un pochino nel cassetto. Se volete, di questo anche pure c'è la recensione. Adesso lo andiamo a provare. Io sto con una 0,75, andiamo a 18 watt. Allora, comunque come reattività fra l'uno e l'altro ci siamo, bene o male rispecchia quella che è la precisione per quanto riguarda gli ohm. Ragazzi, questa è una batteria singola che funziona fino a 80 watt. Io la preferisco con gli MTL perché hanno bisogno di meno potenza per lavorare, e comunque ci facciamo con una 0,75, quindi a 18-20 watt, ci facciamo anche l'intera giornata con una buona batteria. Il circuito funziona abbastanza bene, è abbastanza preciso, ma direi è preciso. L'unico limite che ha giustamente è che è una singola batteria, quindi non ci potrete andare a piazzare sopra delle 0,10, 0,12, non reggerebbe tantissimo. Per il resto, ripeto, una bella boxina da portarsi in giro, anche come colorazioni. Questo è un rosso, quindi è abbastanza unisex, ma ne trovate anche di altri colori. Detto ciò, io vi saluto. Vi faccio un'altra sbavata. E vi ricordo che se vi è piaciuto il video che abbiamo appena fatto, basta mettere un like. Se vi piace quello che faccio, basta iscrivervi al canale. Se avete qualche dubbio o qualche chiarimento da farmi, basta scriverlo nei commenti. Ragazzi, vi ripeto, se ti piace, sbaglio.